Salve ragazzi, bentornati nel canale Shot Gaming. Io sono Su99 e proprio stamattina ho finito di installare l'aggiornamento Season 4 di Warzone, il quale pesava su PC 40 giga, una roba del genere. Ieri ci sono stati alcuni problemi inerenti proprio allo scaricamento, viaggiava a 100 KB, non so che problemi ci potessero essere, ma credo dalla quantità di gente che richiedeva, diciamo, il download, i server di Blizzard sono andati proprio in panne, sono scoppiati. Bene, questo video è dedicato a quelle persone che non hanno delle connessioni così potenti, quindi diciamo possono avere un'idea di cosa hanno aggiunto, un gameplay, cosa hanno tolto, insomma, un'idea generale. E inoltre voglio farvi un appello, voglio fare un appello. Perché come potete vedere hanno aggiunto una nuova modalità, 50 contro 50, e mi piacerebbe giocare a questa modalità, ma non da solo o con le classiche 3 persone, ma mi piacerebbe giocare con 20 persone, cioè proprio fare una lobby piena di gente, piena di italiani, a giocare tutti insieme, a sclerare tutti insieme, mi piacerebbe veramente tanto. Per questo vi invito a aggiungermi come amico, troverete tutti i contatti in descrizione, email, Discord e anche il nome mio di PC, che praticamente c'è un hashtag e poi una serie numerica lunga 1 km, quindi insomma non me lo ricordo, quindi ve lo lascio in descrizione. Potete entrare anche in Discord se mi piacerebbe veramente tanto, creare una bella community su Discord, nella quale magari, non lo so, rispondere alle vostre domande, aiutarvi nelle impostazioni e quant'altro. Insomma, mi piacerebbe veramente tanto, quindi, insomma, se avete voglia di entrare in questo server Discord, mi farebbe veramente, veramente piacere. Partiamo però, diciamo, con il video, con, diciamo, la parte introduttiva, a spiegare cosa hanno aggiunto, cosa hanno tolto. Bene. Appena entrerete nel gioco vi comparirà, diciamo, delle note sulla patch, le correzioni generali, quindi non le sto a leggere, quindi vi invito magari, insomma, a dargli un'occhiata molto velocemente. Alle armi, come potete vedere, non hanno sistemato niente, a parte un mitraglione e un cecchino, insomma, vi invito, ok, a dargli un'occhiatina molto velocemente. 50 contro 50, diciamo, Battle Royale quartetti, terzette e coppie, classico. Poi, la singola e il denaro sporco l'hanno, diciamo, messi in quest'altra casella qua sotto, quindi basta cliccare qui e andare su singolo e denaro sporco. Denaro sporco non è più quartetti, ma l'hanno riportato a terzetti e hanno messo tempo illimitato, cosa che prima era 20 minuti massimo, e ogni volta che uccidete il gioco vi droppa soldi, anche se quello ha depositato, e quando fate le mosse speciali, no, quelle tipo l'uccisione, vi danno denaro in più, una specie di percentuale in più, quindi ci sta. Bellino. Poi, cosa hanno aggiunto nella Battle Royale? Nella Battle Royale, da quello che ho capito, hanno aggiunto delle nuove missioni. Contra sé, contrassegna te stesso e sopravvivi. Ah, per 3 minuti, cioè praticamente vengo segnalato in tutta la cosa. E chi lui ti dà È al contrario, 4200 e praticamente. rianimazione team? Chi dà Attenzione, la nel prossimo rianimazione se video è riusciamo a spettato un vivere? messaggio ricercato. Delle nuove missioni, praticamente, se uno completa una missione classica, tipo la bandiera, tipo le casse da aprire, vedrebbe comparire un'altra missione, che praticamente si chiama contratto questa missione, non so se diciamo il nome è corretto. Contratto, praticamente dovete prendere questo contratto, andare in un punto di estrazione e depositarlo, come malloppo. Però solamente ci avete un pezzo di carta, non so che cazzo è. E dovete aspettare che l'elicottero decolli. Quindi depositate e dovete anche aspettare che l'elicottero se ne vada, perché se no, diciamo, non è, diciamo, non vi dà niente, ok? Ora, non so cosa droppa, non l'ho mai fatto, quindi magari si proverà, diciamo, in questo gameplay proverò a fare una roba del genere per vedere cosa troppa, insomma, magari soldi sicuramente, però non so, magari scudi, armi e quant'altro. Poi hanno messo gli elicotteri corazzati anche sulla Battle Royale. Praticamente se riuscite a buttare giù un elicottero, questo ultimo vi droppa soldi, parecchi soldi da quello che ho capito. Maschere antigas, casse di scudi a volontà, armi leggendarie, quindi vi droppa un casino di roba. Poi hanno messo degli eventi all'interno proprio del Battle Royale che potrebbero essere, ad esempio, sconti nello shop.
Quindi andate allo shop, diciamo, per respawnare un nemico costa meno, invece che 4.500 costa una macchina, cazzo ne so, la metà, sono un buon esempio, quindi proprio degli sconti sulla merce da acquistare. Un'altra, ad esempio, potrebbe essere, anzi no, è, perché proprio sono sicuro, è quello del Gulag Free, se non sbaglio il nome, ragazzi, perdonatemi, ma diciamo, ha finito ora l'installazione, praticamente rilascia tutti i giocatori dentro il Gulag, cioè proprio un periodo di tempo che diventa un malloppo, cioè morite e respawnate subito perché il gulag probabilmente vi rilascia subito senza combattere. Sì, ci sono le cose, ci sono, ganzo, come ho detto io prima. Raga, ci abbiamo gente a Ragazzi, 150. quelli nel gulag escono tutti quelli nel gulag. Evasione imminente. No. Sì, c'è, cioè, questi eventi che sbucano. Tutti quelli nel gulag stanno uscendo, tutti. Quindi ci sta, diciamo, se uno non è tanto forte nel gulag, ha la possibilità di avere una seconda chance gratuita così. Okay? Quindi ci sta. Poi, hanno, diciamo, patchato alcune cose. Ora non voglio entrare tanto nel discorso perché credo che nessuno gli interessi, diciamo, cosa hanno fatto. Le armi non le hanno patchate, quindi le armi no. Hanno solamente patchato il mitraglione. La ricarica perché era un buggato, certe volte non ricaricava. Sì, infatti è capitato anche a me certe volte che non ricaricava, non lo so, ma zero colpi, cioè faceva tutta l'animazione per bene, zero colpi ancora, quindi ci sta. Per PC l'hanno ottimizzato, a quanto ho capito, hanno fatto un'ottimizzazione migliore su computer. Quindi, boh, e hanno ottimizzato anche la chat vocale, quindi ci sta, perché certe volte non si sentiva la persona dentro il gruppo, quindi dovrebbe essere risolto qualsiasi problema. Hanno aggiunto probabilmente Lagonari, quindi l'esercito italiano. Ci sono queste varie tipologie, ci sta, insomma, Ganzo, ci sta, veramente Caruccio. E poi anche le mosse finali, si vede, boh, bisognerà comprare altre mosse. Comunque, insomma, ci sta, ragazzi, ci sta. Bene, subito dopo la intro partirà il gameplay, quindi non staccate qua il video e ci si becca tra pochissimi secondi. Come entrare nel server Discord? Molto facile. Per prima cosa, se non vi siete registrati, vi prego di farlo e installate l'applicazione nel vostro cellulare e nel vostro computer. Dopodiché andate nella parte nella schermata di sinistra e cliccate su questa icona molto grande più, aggiungi un server. Unisciti a un server e qui dovrete copiare il link che vi lascerò in descrizione sotto a questo video. Dopodiché dovrete andare su dentro al canale, una volta entrati dentro, presentazione ruoli e dovrete scrivere praticamente, taggando anche gli admin in questa maniera, chiocciola admin, mi chiamo così così, ecco, dovete rispondere a queste semplici 6 domandine che il bot vi chiederà: game tag o nome sul computer, quello che sia, insomma, piattaforma, clan, se ce l'avete, insomma, se no non scrivete niente, e se siete capi team dovete dirlo, tag clan, dove volete essere abilitati, e qui ci sono i vari giochi, diciamo, disponibili attualmente in questa piattaforma, e il gioco nel quale è attivo il tuo clan, eccetera, eccetera, insomma, rispondete, e un admin, che posso essere io o anche altri, vi abiliteranno e potrete chiedere nelle varie chat, diciamo, che ci sono. Magari qualche giocatore, magari vi manca un terzo, vi manca un quarto per Warzone, o se no volete pubblicizzare il vostro team, ad esempio andiamo a vedere Clan PS4, ok? Potete pubblicizzare il vostro team o il vostro canale YouTube, il vostro canale Instagram e quello che sia, potete pubblicizzare, potete vedere i vari team. Qui ci sono tutti i team presenti in questa piattaforma, ad esempio per Warzone, presente per Battlefield e così via, insomma, per le varie, ovviamente, piattaforme, Xbox, PC e così via, va bene? Vi aspetto numerosi. The fuck it, man? Okay, I'm talking. Yeah, it is, man. I got my guess from Google that night, and I'm probably different. I'm pretty good. Vous en mettez?
Hello my friend. Allora, come potete vedere, la mappa è cioè, ma ci sono varie mappe, varie scorcioni di Verdansk qui, vari pezzettini ritagliati, però sono proprio fatte male perché cioè come potete vedere, ragazzi, la mappa è fatta male. C'è un PTK basso, ovviamente. Devo mettere un qualcosa online a peggiorare questa qualità. Mamma mia, quanti scecchini. Perché scusate, no, non ne ho punti. Ora siamo in vantaggio. Serve proprio un'arma con l'ottica. Proviamo a fare tutto il giro largo per vedere se si riesce a pushare. Al momento devo mettere tutto basso perché... ha rotato questo. Ah, ma sono morti, no? Non so che è successo. Praticamente, devo essere sincero, quelli di HOD vogliono andare parte. Destra già lì fermo, posizionato. Vogliono opiare Battlefield ma non ci riescono. Cioè io ma perché dovete opiare Battlefield io? Cioè, vi viene male, viene fatto male, è ridicolo che cosa, veramente. Shut the fuck up. Sincero, ridicola. Era questo. Questi veramente stanno qua a camperare nella casa, cioè va veramente. Per te, ragazzi, faccio uno saluto questi quattro coglioni perché mi danno noia. Mettiamo no, ok. Ora non li dovrei più sentire, almeno parlo tranquillamente. No, come modalità, allora, il problema è la mappa. Non possono prendere uno straccio così e mettilo, cioè copia e incolla, no, non funziona. Non funziona. Poi una collina in me qui, dovevano prendere uno stralcio di mappa che non... cioè del tipo abbastanza... ecco, questa zona qui delle case e basta. Case senza collina, capito? Una zona abbastanza pianeggiante. Anche perché... cioè ragazzi, non si vedono, eh. Qui abbiamo i 4K. Chi non ha 4K è rovinato questa modalità, ovviamente non corre. Vabbè, introdotto. Serve l'ottica. Serve un'ottica molto grande. Perché sennò non vedi qualcuno per... mamma mia, guarda, non si vede niente, ragazzi. Niente. Quindi dovrò fare una classe anche con quest'arma, però con l'ottica. Proprio uno zoom molto molto potente. Cioè, dov'è? Nemico è a metà strada, forza! No, serve. I brecchi vanno di cecchino, eccolo qui. Cioè, vedete le kill che sto facendo sono molto da can, cioè molto. Molto safe queste kill. Un altro sopra! Ho visto tardi. Molto se poi TTK, vabbè, quello di HOD, cioè non capisco perché mettere sinceramente il TTK, cioè quello del deathmatch normale qui, cioè non ha senso, ragazzi, cioè mettere il TTK di deathmatch qua, cioè non ha proprio senso. Mettete il TTK di Warzone con gli shield, cioè a questo punto
Sì, perché diventa troppo facile uccidere, cioè è troppo randomica. L'uccisione qua è troppo randomica. Cioè da dietro, ma non sa chi ti ha ucciso, non hai tempo nemmeno. Madonna, una zanzara. I tasti si bloccano, non so se è una cosa normale. Stai a... mi hanno fatto nulla sopra la collina. Vedete, ottica termico, mamma mia, pure con il termico. Anche fantasma bisogna avere. Cioè, perché sennò ti vedono da chilometri. Cioè, bisogna avere fantasma, ottica, arma super stabile. È assurdo. Riesco lo stesso a ucciderli anche con... a destra a sinistra, perché sennò qui... Stalli del cazzo. Ah, a sinistra, niente da fare. Dov'era questo? Ah, è negli alberi. Sì, e chi lo vede, ragazzi? Assurdo. E poi anche morto. Vedete, cioè, è uno scambio a bare costante. Questa modalità, devo essere sincero, non mi piace affatto. Devo di più, ma... Il fatto è che è proprio gli shield, ragazzi. Manca proprio... Sai, mi picca proprio alto questa modalità. Non so perché non l'hanno messo, ma... Vabbè, qualche due dirà, sì, è bella, sì, è bella, ma... Cioè, fai rate 1, cioè, non è che ti fa di più. Mappa larga, non hai protezioni, non puoi... Cioè, poi la gente sta tutta sopra le colline. Cioè, sta... E poi qua è il punto focale, guardate, tutti sopra le colline. Ma la cosa più brutta è che una squadra alla montagna, cioè in questo caso la mia squadra, e la squadra avversaria no, ha tipo una vallata tutta bassa, cioè, assurdo, l'ha presa per il culo. Cioè, non ha senso, ragazzi. Caccio del camper, muovo tanto. Doppia culo, ragazzi, doppia culo. Veramente c'è quello sotto la cuffia. Quell'altro sotto, nulla, mi hanno preso. Doppia pistola e cecchino. Doppia pistola e cecchino. Cioè, ragazzi, proprio. No, ma non ha senso. Oh, assurdo. Forse che cecchino, cioè io siete proprio al cecchino, cioè ma mi rompo proprio coglioni. Provo a andare tutto a destra, tutto sotto, tra le case, magari c'ho tra le case un po' meglio. L'ho smirato un po' io, L'ho smirato un po' io questo. Come potete vedere, cioè, non è una grande... Papà non dura nemmeno tanto, cioè... Solamente avrò fatto cacare, Chiamiamo un po' la kill finale. Cioè, a culo proprio. Questa proprio una un'uccisione proprio a culo. Cioè, insensata proprio. Cioè, boh. 18, come potete dire. Cioè, ma anche punteggio avversario 21. Qua, cioè, non è qui si fa punteggione, ragazzi. Cioè, non so se avete capito il senso. E non è un granché. Non è un granché. Ora, ragazzi, siamo giunti a termine di questo video. Vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un like. Troverete in descrizione il link di Discord e anche il link di Twitch, perché a breve incomincerò a fare qualche stream, quindi mi piacerebbe giocare anche con voi, perché no? Per qualsiasi chiarimento, qualsiasi dubbio, perplessità, mi potete scrivere per email o anche su Discord, quindi ci sono tutti i contatti in descrizione, quindi non vi preoccupate, a presto, al prossimo video.